È stata presentata presso la sala VIP del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze la convenzione triennale tra il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro delle Donne, che suggella un percorso fortemente condiviso con il Comune di Firenze e la Regione Toscana, con il fondamentale sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Da sempre votato alla contemporaneità, alla pluralità dei linguaggi e al valore delle differenze, il Teatro delle Donne apre così le porte del Teatro Goldoni a metà settembre con Percorsi Contemporanei, Avamposti, Teatro Festival 2022. L'inaugurazione della residenza coincide con l'anniversario dei 30 anni del Teatro delle Donne, che recentemente ha perso la sua residenza storica e ora, con questo accordo triennale con il Teatro del Maggio, ritrova non solo una base sicura di progettazione, ma anche uno spazio fisico versatile e prestigioso. È uno spazio molto bello, è un teatro che ha un'acustica meravigliosa, è uno spazio anche tutto sommato raccolto per quanto riguarda il pubblico, perché ha una platea che non è enorme, di circa 130 posti, poi ha 4 ordini di palco, quindi si presta bene sia per cose più piccole che possono richiamare un pubblico meno numeroso, che cose più ampie, perché si arriva fino a circa 370 posti. Faremo un'opera lirica, La finta semplice di Mozart, ma faremo anche dei concerti, un ciclo di concerti nel Teatro di Goldoni, ma sono anche molto felice di dare la possibilità al Teatro delle Donne di fare una stagione e il suo festival dentro il Teatro Goldoni. Il 16 settembre va in scena la prima assoluta di La teoria del numero perfetto applicata alle storie dell'utopia socialista di Filippo Renda, in replica il 17, il primo testo di una trilogia dedicata alla necessità delle utopie, del sognare un mondo migliore e un sistema alternativo a quello attuale del selvaggio consumo delle risorse e del territorio. Per festeggiare l'anniversario verrà offerto un buffet al termine dello spettacolo. Tra le novità poi degli appuntamenti settembrini, la piccola compagnia della Magnolia, diretta da Giorgia Cerruti, porta in scena il dramma politico e da camera di Fabrizio Sinisi, Favola, martedì 20. Mentre Virginia Landi riadatta con Francesca Mignemi ed Eleonora Paris il Tito andronico shakespeariano della tragedia Due volte Tito, venerdì 23 e sabato 24. Accanto all'attività teatrale, l'intenzione è quella di programmare ogni anno almeno un'opera lirica eseguita dall'Orchestra del Maggio al Teatro Goldoni. Il programma completo e altre info sono disponibili sul sito www.teatrodelledonne.com.